Chiunque può confrontarsi con me sugli argomenti che tratto nei miei vari video. Non è per forza da intendere come una sfida. Io accetto sia quelli che non sono totalmente in accordo con me, sia quelli che vogliono semplicemente avere dei chiarimenti o un dibattito. Quindi non spaventatevi. E io sono sicuro di poter dimostrare l'assoluta razionalità, ragionevolezza e plausibilità delle teorie che espongo e che riguardano la natura spirituale suprema dell'esistenza. Io sostengo che la realtà suprema effettiva, la natura reale dell'esistenza, sia totalmente immateriale, che sia puro spirito, senza spazio, senza tempo, senza forma e senza estensione, quindi senza alcun tipo di materialità. E quindi ritengo che la natura reale dell'universo sia questa. E che il mondo che noi percepiamo con i sensi, compreso il proprio corpo sensibile e persino il cervello sensibile, sono percezioni mentali e non oggetti fisici. Quindi io ritengo che l'universo sensibile da noi percepito esista come tale, cioè in forma sensibile, estesa, visibile, solo come percezione nelle nostre menti. E che invece il cervello reale, il corpo reale, l'universo reale, esistano in forma assoluta fuori dalla nostra mente, ma non in forma fisica, non in forma materiale, ma come informazione, come idea, come principio, come insieme di processi metafisici e spirituali che avvengono tutti simultaneamente all'interno di questo punto, eterno di coscienza, di spirito, che è Dio e che noi siamo quello innanzitutto, noi siamo anche l'origine innanzitutto dell'intera esistenza. Il mondo sensibile invece è una rappresentazione che esiste solo nelle menti. Le menti è come se fossero delle bolle spazio-temporali, dei contenitori del mondo sensibile, che appunto sono tutte emanate simultaneamente, proprio perché al di fuori delle menti non c'è uno spazio-tempo. Quindi tutte le menti di ogni essere vivente sono tutte emanate simultaneamente in Dio. E quindi le rappresentazioni del passato, del presente e del futuro che avvengono in ciascuna mente sono tutte simultanee. Tutto compresente in questo unico momento eterno. Questo è quello che sostengo. E inoltre ritengo anche che sia plausibile il principio della sincronicità che sta poi alla base di quello della legge di attrazione. La legge di attrazione in realtà a un livello più sofisticato e elaborato si fonda sul principio di non contraddizione, scusate, sul principio di sincronicità. E poi nei miei video parlo anche della teoria generale della cospirazione, limitandomi più che altro a fare un ragionamento di tipo logico, quindi non trattando degli argomenti specifici. Quindi dei complotti, ma della loro plausibilità, cioè del fatto appunto che noi, siccome non osserviamo direttamente la presunta realtà esterna, ma osserviamo innanzitutto una percezione costruita dalla nostra mente, per questo e molti altri motivi, noi non abbiamo la certezza che la versione ufficiale dei fatti di cui noi siamo a conoscenza sia quella effettiva, e anche per altri motivi, insomma, faccio capire che quantomeno la teoria generale della cospirazione è plausibile, anche se non è da intendere come un tipo di dinamiche e di cose che sono prodotte in modo indipendente da noi, ma che sono comunque connesse alla nostra psiche. Così come la teoria delle interferenze di Corrado Malanga non è da intendere come se gli alieni abbiano davvero creato la specie umana modificando il DNA di qualche creatura sulla Terra e che hanno, diciamo, la possibilità di interagire fisicamente con noi, proprio perché non esiste realmente un universo fisico, per cui anche gli alieni, le dinamiche che riguardano loro, sono anch'esse rappresentazioni. Quindi l'intera realtà è simbolica. Gli alieni sono proiezioni della psiche, non più di quanto lo siano, o meglio, non meno di quanto lo siano tutte le altre cose di cui abbiamo esperienza. L'intera realtà è già un'esperienza simbolica, quindi non è che gli alieni sono proiezioni e invece tutto il resto ha una realtà autonoma e assoluta. Tutto è un fenomeno mentale, tutto è una rappresentazione.
dietro la quale però c'è comunque una realtà oggettiva, che è questo spirito supremo che noi tutti siamo a livello profondo e unitario. Quindi in questo senso siamo tutti Dio, siamo tutti l'uno. Non direttamente sul piano sensibile, perché se credessimo questo, identificando questo concetto nel piano sensibile, avremmo una sorta di confusione, perché il mondo sensibile non è direttamente la realtà suprema, ma è una percezione. E quindi anche la molteplicità e il divenire che si manifestano in esso sono apparenze. Ecco quindi perché noi siamo tutti uno, perché il mondo sensibile è un'apparenza e anche la molteplicità lo è. Quindi dietro il mondo sensibile, che è un'apparenza, c'è in realtà un'unità suprema che non è però sensibile. Ecco quindi da dove nasce l'equivoco di voler applicare il concetto dell'uno direttamente al mondo sensibile, che comunque in un certo senso rispecchia a un livello profondo l'unità dell'essere, però non è direttamente l'unità, ma è un'apparenza. Bene, quindi faccio capire che anche poi stando proprio alle affermazioni di Corrado Malanga, anche il fenomeno degli alieni è da inglobare, da includere in questa concezione più elaborata della realtà. Quindi non è vero che esistono degli UFO fisici che provengono da chissà quale luogo, e che loro possano rubare l'anima attraverso delle interazioni fisiche con dei corpi. Anche se tutto questo fosse vero, lo sarebbe solo in senso fittizio, come lo è tutto il resto dell'intera realtà. L'intera realtà fenomenica, che include anche la possibilità che gli alieni interagiscono in certi modi con gli individui umani, fa parte sempre della rappresentazione. E gli alieni stessi, a livello profondo, sono Dio stesso. Non è che siamo tutti scintille di Dio, siamo tutti l'unico Dio che esiste, proprio per il discorso che ho fatto prima. E quindi tutto è, in un certo senso, è inglobabile in questa, integrabile in questa concezione. Il mondo sensibile sembra una realtà oggettiva, autonoma e indipendente, ma il fatto che sembri così non dimostra che esso stesso sia oggettivo, perché per giustificare il fatto che esso sembri oggettivo e che sembri esistere anche se nessuno lo osserva, non è necessario supporre che esso debba essere oggettivo, è sufficiente supporre che la fonte che lo proietta sia oggettiva e che operi attraverso processi oggettivi in ciascuna mente, che quindi rappresenti ciascuna mente attraverso le percezioni che si manifestano, una precisa rappresentazione dell'universo fisico con tutta la sua regolarità fenomenica. E che sia anche responsabile tale fonte suprema della corrispondenza di percezioni che tutte le menti hanno e che appunto produce in ogni mente l'idea che siamo tutti corpi fisici che stanno in un unico mondo sensibile, materiale, oggettivo. Quindi la teoria dell'armonia prestabilita di Leibniz, la sincronizzazione che avviene in Dio e che opera in tutte le menti. Questi argomenti si fondano, oltre che su considerazioni mie personali, sul pensiero che hanno elaborato filosofi come Berkeley, Platone, Parmenide, Plotino, Leibniz, in parte Bergson, Carl Jung, Matte Blanco, e poi tutto ciò si congiunge anche in parte alla teoria olografica dell'universo, che non serve a me per giustificare tutto quello che dico, ma serve solo per far capire anche agli scientisti incalliti che appunto anche la scienza ha prodotto delle teorie che sono molto vicine, se non addirittura coincidenti in certi aspetti, con quello che sostengo io sul piano logico-filosofico. E anche con tutto questo si può congiungere perfettamente con l'esperienza della meditazione profonda e con ciò che essa testimonia, cioè che il livello reale di esistenza è l'essere supremo che tutti siamo, un essere però non sensibile, totalmente spirituale, che quindi sta al di là dello spazio-tempo, anche perché, lo ripeto, lo spazio e il tempo sarebbero ulteriori rappresentazioni e non strutture effettive della realtà. Poi nei miei video parlo anche delle contraddizioni delle religioni, ne ho parlato di meno, ma ne ho fatto, diciamo, un bel punto, diciamo, di esposizione nei miei books che sono disponibili su Amazon. Parlo quindi di tutti questi argomenti e chiunque può
confrontarsi con me apertamente, sia coloro che sono in totale disaccordo con tutto quello che sostengo, sia quelli che sono d'accordo ma vogliono semplicemente avere il piacere di discutere di queste cose. E concludo dicendo che nei miei argomenti io giustifico anche la validità della scienza. La scienza nella mia teoria non è annullata, perché la scienza è totalmente descrittiva, mai esplicativa, e quindi anche nella mia teoria è giustificata la regolarità tra i fenomeni e quindi la scienza, perché la scienza di per sé non implica, non dimostra che esista un mondo materiale, ma solo che esista una regolarità fenomenica, che è totalmente vigente anche nella mia interpretazione della realtà. Ho concluso e spero che questo invito venga accolto da più persone possibili.